Da 50 anni di esperienza a Stilbagno nasce Camer. È una situazione di emergenza coordinata a livello regionale dal centro di coordinamento Covid per quello che riguarda i posti in terapia intensiva e c'è difficoltà a reperire posti, soprattutto per ora nelle rianimazioni del Milanese e delle zone più colpite, ma ormai anche qui si sta facendo sentire la carenza di posti letto. Numero dei malati di Covid ricoverati in continuo aumento, personale medico e infermieristico costretto a un superlavoro per la mancanza di colleghi in quarantena e ora anche l'allarme posti letto. E la rianimazione dal 19 ottobre, quando è stata aperta, è passata rapidamente a 14 posti letto, attualmente piena. Dal dottor Della Morte la conferma, si è tornati ai numeri delle settimane più drammatiche di questa primavera, giusto un pugno di mesi fa, dopo un'estate durante la quale della seconda ondata si parlava soltanto come di un'eventualità. I pazienti sono numerosi come nella prima ondata, i pazienti sono gravi come nella prima ondata, dalle prime impressioni, ecco, che dovranno essere poi confortate dai dati epidemiologici e dagli studi, ci dimostrano una mortalità in terapia intensiva che è simile a quella dei pazienti della prima ondata. Ma rispetto a questa primavera, che cosa è cambiato? Siamo più preparati, sapevamo cosa aspettarci e quindi con un po' meno incertezze. Ecco. Da un altro punto di vista ci chiediamo se forse sarebbe stato possibile, diciamo, evitare un'ondata di una tale gravità. Ecco. Rispetto alla prima ondata, anche il trattamento terapeutico dei malati è cambiato. Molti farmaci che sono stati usati nel corso della prima ondata sono inefficaci. Ecco, gli studi clinici che sono stati fatti hanno dimostrato che gli antivirali che sono stati usati, come il remdesivir, sono pressoché inefficaci. L'idrossiclorochina ha dimostrato la sua inefficacia. Gli unici farmaci che restano dei capisaldi e che hanno modificato di molto la mortalità migliorandola sono i cortisonici e l'eparina, gli anticoagulanti, per prevenire le manifestazioni trombotiche di questa patologia. Queste terapie vengono già applicate dai medici di famiglia a casa e questo è importantissimo ed è stato importantissimo ed è tuttora importantissimo per ridurre il numero dei ricoveri in ospedale. Prima ondata, seconda ondata, al centro sempre l'ospedale Morelli che con le sue professionalità e quelle in prestito dagli altri ospedali non smette di combattere con tutte le armi e soprattutto le donne e gli uomini a disposizione la propria guerra al coronavirus. Come nella prima ondata, Sondalo non è in grado da sola di far fronte con le proprie forze al grande numero di malati accettati e quindi professionisti anestesisti da Sondrio sono venuti a dare una mano, così come sta succedendo per l'attività frenetica nei reparti in cui la situazione è forse ancora più emergenziale. Diciamo che nel momento dell'emergenza Sondalo, come nella prima ondata, si è fatto trovare pronto.